Environment Park è una società che si occupa di innovazione e di ricerca sulle energie rinnovabili, infatti ospita un centro di ricerca che si occupa principalmente dell'utilizzo dell'idrogeno come energia rinnovabile e fonda anche molte delle sue attività nello studio e nella pratica della bioedilizia. Questo è un aspetto importante perché rappresenta un elemento di innovazione significativo per i processi che si vogliono avviare per il cambiamento di questa città, per la partecipazione ai progetti di Smart City, per quei progetti che indubbiamente l'Europa sta puntando in una logica di contenimento degli inquinamenti dettati realizzati nelle grandi città. Si situa e si localizza in un'area che un tempo era un'area di industrie pesanti, complessivamente era un'area di 1.500.000 metri quadri, che segnava la Michelin, segnava le ferriere della Fiat, segnava le officine Savigliano, segnava la Texid. Cosa rimane di quell'area? Beh, abbiamo la ciminiera classica della Michelin, abbiamo la copertura del centro direzionale di Environment Park, che è un vero segno dell'archeologia industriale, perché abbiamo l'intelaiatura delle ferriere della Fiat. Abbiamo ancora, al di là della Dora, sia le officine Savigliano che l'area Michelin. Allora, Environment Park è stato l'inizio di un lungo percorso, non solo dal punto di vista dell'insediamento industriale, qua ci sono insediate 88 aziende all'interno di Environment Park, ma anche per quanto riguarda l'utilizzo dei vettori energetici. È un parco che tende ad essere carbon free e questo lo è perché innanzitutto c'è una centrale idroelettrica, una mini centrale idroelettrica che produce l'energia sufficiente ai fabbisogni di tutto questo parco, di tutti questi 35.000 metri quadri. Il riscaldamento d'inverno viene garantito da una centrale a biomasse, quindi di nuovo parliamo di comunque un combustibile verde, lo stesso per quanto riguarda il raffrescamento d'estate, il recupero dell'acqua piovana per i fini non potabili, questi tetti verdi sui quali ci troviamo, che appunto hanno anche una funzione di tenere il calore d'inverno e di raffrescare d'estate. Questi accorgimenti tecnologici sono stati quasi di input per tutti gli insediamenti che sono stati poi realizzati in quest'area.